La vincente che posso permettere al dottore di Gerona ad una festa davvero di perché gli uffici siano informatizzati, perché vengono messi in rete. Fare in modo che i servizi per la scuola iniziano il giorno che inizia la scuola, non alla fine. Fare in modo che i disabili hanno i loro servizi e che tutte le barriere architettoniche prima o dopo saranno abbattute, perché la città deve essere a servizio di tutti, dei giovani, degli anziani, ma anche dei disabili, che hanno diritto come gli altri. Mezzi pubblici saranno fondamentali. Tutti noi, tutti, chi non abita in periferia, chi non abita, chi non c'è la residenza, ci va l'estate. Eppure poi ci lamentiamo che la città è piena di macchine, è disordinata, ci sono le macchine in seconda e terza fila. Ma se non partiamo dai mezzi pubblici, avremo macchine da tutte le parti. Certo non è Palermo, però ci stiamo avvicinando. Faremo dei parcheggi alle porte della città, mezzi pubblici, parcheggi, abbiamo un'idea completa della città, non parleremo mai. Adesso facciamo 100 metri di pista ciclabile lontano da tutto, non serve a niente. Noi faremo dei parcheggi, dei mezzi pubblici, delle piste ciclabili, ma faremo spazi per i pedoni, perché la gente deve poter camminare a piedi, io farò di tutto perché la gente cammina a piedi, perché poi entra la mia anima medica e l'attività fisica fa bene. Faremo di tutto perché il bene pubblico possa essere utilizzato, fruibile, senza paura di farsi male le mamme che portano i bambini, senza paura dei ragazzi che vanno là. Abbiamo Villa Cavallotti che è abbandonata, abbiamo tante altre cose, Villa Genna abbandonata. E allora perché? Abbiamo dei polmoni di verde incredibili in questa nostra città abbandonata. Poi magari hanno fatto il giardino a Porta Nuova che abbiamo utilizzato da poco, eppure Villa Cavallotti è stata abbandonata e di fronte c'è il parco archeologico che potrebbe essere aperto a tutti. E perché non fare in modo che le mamme possano portare i loro bambini con il loro passeggino a passeggiare nel parco archeologico che là, il fossato unico, perché non recuperarlo? E quante altre cose possiamo utilizzare in questa nostra città? Basta l'impegno e poterlo fare. E il tribunale sarà aperto il più presto possibile. Abbiamo la conferma che il nostro ministro della giustizia, ecco i fatti, non le chiacchiere, il nostro ministro della giustizia il 30 aprile sarà qua con noi, faremo visitare il tribunale con l'impegno a farla aprire più presto. Il ministro parlerà anche di giustizia, ma il motivo perché lo facciamo venire è perché quel tribunale dove noi abbiamo speso tantissimi milioni è là. È stato fatto bene, non è stato fatto bene, forse hanno sbagliato, ma è là. Abbiamo speso non so quanti milioni, non si può lasciare così. Bisogna trovare una soluzione, perché nel frattempo il comune paga forse 300.000 euro di affitto per altre cose. Questo credo sia inammissibile. E allora tutti noi faremo di tutto perché noi, voi parlamentari, il ministro della giustizia, spingeremo perché quel tribunale possa essere aperto, e così sicuramente nel tribunale nuovo ci sarà più spazio per chi lavora, ma il comune possa pagare meno affitto. È tutto collegato, non ci deve essere qualcosa così estemporaneo. Allora, intanto l'esperienza.
l'affidabilità, i collegamenti, il necessario raccordo che serve, perché Marsala ha bisogno di un sindaco vero. Non avrei voluto fare il sindaco, credo che la città lo richieda e serve un grande amore, serve la necessità di dare risposte concrete e anche con un metodo innovativo. Io sono il promotore della legge 7 sull'elezione diretta del sindaco, occorre anche qui apportare delle modificazioni, perché prima cercavamo la stabilità dell'esecutivo e del governo, adesso alla stabilità bisogna introdurre l'efficienza. Io sulle 5 idee strategiche che presenterò alla città chiederò la fiducia tutta volta che serve al Consiglio Comunale. O andiamo avanti sulle 5 idee strategiche, a cominciare dal piano regolatore, o ci andiamo tutti a casa. Modi Renzi? No, è una modalità che serve per essere efficienti. Se non c'è questo, non c'è la buona politica. Non possiamo andare dietro alle negoziazioni e ai compromessi dei singoli consiglieri. Io parlerò con la politica, con i partiti, e la città non ha più bisogno di camminare a rilento ed essere soffocata. Serve un grande slancio e sui progetti, oltre che sulla mia persona, sulla giunta, chiederò la fiducia ai cittadini, e tutte le volte che sarà necessario ricorrere a quella, la porrò anche ai consiglio comunale, al Consiglio Comunale, perché il Consiglio Comunale è il massimo consesso civico e bisogna appellarsi alla città perché esprima il meglio delle risorse umane. La politica è come tu la fai, non si può dire che il Consiglio Comunale non va bene quando è tutte le volte che non produce. Quanti vogliono ritornare alla politica vera? Prendiamo atto della crisi dei grandi partiti, non solo a livello nazionale ma soprattutto qua, dal PD a Forza Italia. Noi vogliamo valorizzare le migliori risorse per sviluppare un progetto anche politico per la città, che parte dalla buona politica, dalla buona amministrazione. Non è troppo eterogenea, è un modello di politica che parte dai programmi, che parte dalle regole, che sfido altri a poter mettere in campo con la stessa efficienza, con la stessa capacità. Noi ci confronteremo su queste cose e attraverso le regole, con un cartello di moderati, e questo è importante specificarlo, distinto dai partiti nazionali di destra e di sinistra, lavoreremo per un cartello non solo omogeneo ma anche che si farà riconoscere dai risultati, dalle affinità progettuali e programmatiche sulle quali abbiamo chiesto la fiducia nel momento in cui tanti si hanno lasciati i partiti per venire da noi. Eccomi! Avrei potuto continuare a fare semplicemente il cittadino, ma non è stato così. Ho deciso di scendere in campo adesso attivamente, perché questa città ha bisogno di un sindaco vero. Quante volte abbiamo parlato male della politica, quante volte abbiamo parlato male degli altri, dei consiglieri comunali. Oggi la politica sarà come tu la fai, perché sarà come la costruiremo insieme. E allora io oggi sono qui per dirvi, ho bisogno di fare un patto con voi. Io ho dimostrato di essere assolutamente distaccato dal potere. Sapete bene la mia storia personale, qua sono tantissimi amici che ringrazio per essere qua. Io ho rinunciato a fare il parlamentare e questa è la garanzia e la promessa del distacco dal potere. E allora dobbiamo cominciare questo percorso, gli applausi alla fine, dobbiamo cominciare questo percorso con il coraggio della verità. Ci dobbiamo dire le cose con estrema franchezza, perché la negazione della politica porta a volte anche a fatti di populismo e di strumentalizzazione. Oggi avverto una domanda di politica, ma della buona politica. Allora abbiamo bisogno di dirci tutto con la massima. Andare avanti e non ascoltare silenziosamente questo.